Farò un discorso molto più terra-terra e demagogico, come quelli alla Renzi, anziché un discorso dotto che non sono Noi abbiamo capace un di fare. Senato e una Camera doppioni l'uno dell'altro, ma questo doppione, caro Porro, non ce l'ha la Francia, non ce l'ha la Sì. Germania, non ce l'ha il Regno Ma Unito, perché lei non non ce ha l'ha la fatto invece la Spagna. furbata allora? Aboliamolo. Perché? Aboliamolo. Cioè, se Intanto io la voglio perché? seguire, aboliamolo il Bene. Senato. Perché non l'ho fatto? Intanto perché non è che io faccio così, quello lo fa Fonsi. Che anche qualche volta lei ci si è sentito. Fonsi è una persona seria. Allora, l'immunità Chiedo, scusi, la parlamentare, interrompo ma un po'. mi piace, almeno facciamo, perché così vediamo se sono preparato. Bravo. Più che altro io. Per adesso gli ho smontato quella dei costi. No, Sì, insomma. lei penserà che sono sempre pochi. Perché sono sempre noccioline, 500 milioni di euro, vero? Rispetto a 800 miliardi di spesa Sì, però pubblica, però 500 guardi, posso ha dire, ha ragione. ragione lei, non ce ne frega niente in questo No, momento, no, no, andiamo sulla non ce ne frega sostanza. niente. Fermo lì, la gente andrà a votare. Se non mi vota sì, La quando Obama seguo, mi ha cioè chiesto 500 milioni quanti di euro? parlamentari avevamo, parlavamo del referendum, io ho cercato Cioè di parli buttarla poco di sul mio sondaggi con inglese. Obama, No, non mi tocchi Obama perché su Obama si però litiga. è Presidente Renzi. Ho capito, ma ha fatto 8 anni il Presidente degli Stati Uniti, lo Per faccia lei il carità. Presidente degli Stati Uniti 8 anni se le riesce. Dai, via, io su questo tema. E Io non questa mettevo in cosa ha dubbio, perso. non mettevo in dubbio la forza di Obama, ma l'idea che su. Non porta fortuna adesso No, questa ma cosa di lasci stare, Obama. lasci stare. Il tema è che Obama mi ha chiesto, per curiosità, quanti Sì. erano i parlamentari italiani. E io, al di là del mio notorio inglese un po' discutibile, ma 50. 50. Mi vergognavo a dire che ne abbiamo 950. Io mi sono vergognato, va bene? Perché abbiamo il Parlamento più numeroso e più costoso del mondo. Finisco sull'immunità, se no faccio la scena. Lei non mi fa parlare, mi alzo e come fa Il mio? il presidente. No, però non voglio dire. Il presidente Berlusconi, come ha Lei sa che noi a fatto? Mediaset abbiamo un cervello diviso, no? Cioè? È tra Berlusconi e l'azienda. Ecco. Guardi, Porro, torniamo sull'immunità che facciamo prima, che è meglio. Pensavo che parlasse del Milan. Ah, del Milan pure, L'unico eh? Io lo modo sto per incalzando proprio, finire. No, disperatamente, perché sennò qua i monologhi io sono lei abituato, lo sa. mi sta incalzando, ma io sono di una serenità zen Ma come mai oggi. così sereno? È stanco o No, sereno? no, sono Non proprio. stia Non sereno, sto non stia sereno, non sto sereno, sereno. Lei non stia buono, sereno. buono con i messaggini, Porro. Allora, buono con i messaggini. Il punto Le fondamentale è posso dire dopo la l'immigrazione. pubblicità perché lei diventa il padrone dell'Italia? Ma perché ci pensa nel frattempo? Ha bisogno di pensarci o ha bisogno di fare un po' di fatturato? Oggi ha iniziato, ma quante partecipazioni televisive ha fatto oggi? No, ma è sempre un piacere rivederla. Pensavo di non vederla più, almeno la rivedo oggi, e sono contento. Con questo augurio, c'ho altro da fare durante la pubblicità. Pi Una de birra. Schiavo lo conosce? Beh, è un grande costituzionalista che non è No, uno. quello è Ugo De Scusi, Siervo. scusi, perché io sono abituato alla RAI e mi ricordo il figlio È Luigi forse. De Siervo. Come si chiama Ma ha quello? lasciato la RAI anche lui, per cui. La lasciano tutti questa RAI. Mi spiace. Sto No, parlando del padre costituzionale. non cadrò nel tranello di risponderle su quello, sono fisso sul referendum, Ahi no. sul CNEL, Ma sulla legge scusi, che la prevede così, io scusa. vengo, vado nel seggio elettorale e dico disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario. Sì o È no? certo, la Sì. riduzione del numero dei parlamentari, è Sì certo, o no? il contenimento dei costi e funzionamento delle istituzioni, ma c'è qualcuno che incontra in giro che può dire che è contro il contenimento dei E costi? allora perché vota no, Perché non Porro? è detto che questa riforma No, voglio porta. capire, se nessuno Ma perché perché, vota no? Presidente, Ma perché non vota no? corrisponde alla realtà? Porro, lo dica, Non fa finita con corrisponde questo alla realtà? musicoso, al termine del quale uno per forza batte la testa in terra, perché vi ho raccontato non una scena di un film dell'orrore, non un capitolo del libro di Kafka. Vi ho Non la Costituzione raccontato italiana, dice come lei. funziona questo paese e io lo voglio cambiare e io però non sono come gli altri e io non ci sto se non me lo fanno cambiare, va bene? Perché ha senso fare politica se puoi cambiare il tuo Che vuol paese. dire? Che vuol Se dire che dire non che ci non sta? ci Che se sta. cosa Io gli rispetto gli italiani decidono. italiani, ma non possono pensare che si faccia un bel governo tecnico tutti insieme Ma è lei che lo appassionatamente. vota? È il segretario del partito di maggioranza, non Non voterà è il mai. problema di che cosa faccio io. Il problema è che io sto a Palazzo Chigi se Sì. posso cambiare le cose, caro Porro. È chiaro? Se devo diventare come tutti gli altri, che stanno aggrappati alla poltrona per avere uno stipendio, per avere un'indennità, per avere domani un vitalizio, le dico non fa per me. Vogliono galleggiare. Io ho 41 anni, sono un boy scout della provincia di Firenze e sono sempre quello. Sono sempre quello, eh? Io non sono cambiato, con tutti i limiti, qualche capello bianco in più, qualche etto appena in più, ma il. Presidente,
Presidente, io parlo dei Boy Scout, non sugli Etti. E che c'è dei Boy Scout? Ma scusi, ma lei è Presidente del Consiglio più giovane italiano. E che cosa c'è da ridire contro i Boy Scout? È un uomo che va a colazione con Obama e i Boy Scout intanto, non c'è siccome sono di Rignano, si dice pranzo e non colazione. Vabbè, quello che... La colazione per noi è quella con le bionde. Io sono un Boy Scout della provincia di Firenze, sì. Non sono cambiato, non voglio diventare come gli altri. Porro, non voglio diventare come Palazzo uno che si... È Palazzo Chigi che la rende diverso dagli altri. Ma infatti il mio lavoro a Palazzo Chigi è quotidiano, faticoso, difficile, ma finalizzato a cambiare il paese. Se non posso cambiare il paese e vogliono avere un sistema in cui stanno tutti insieme, un bel inciucione, un bel accordo, lo fanno da soli. Ma non conviene farlo invece per questa riforma, un accordo così sarebbe stato tutto. A voglia di rispondere meno lungo dell'articolo... Ma quando arriva Sgarbi? E Sgarbi sta per arrivare. Ah, ok, no, perfetto. Sa che di che cosa parla Sgarbi? Sgarbi, mi hanno detto che devo lanciare Sgarbi. No, non ci permettiamo, senta. Mi devo lanciare Sgarbi. Sai cosa vuol dire? Perché Sgarbi, cosa hai fatto te nella vita? Ho incontrato Obama, ho incontrato il Papa, ho incontrato Putin, poi ho lanciato Sgarbi, sono soddisfazioni. Presidente Renzi, allora, io ho smesso, diciamo, di lavorare in Rai. Ho iniziato a lavorare ora a Mediaset e mi sono visto il presidente azionista di Mediaset che ha detto che lei è un perfetto conduttore. Non vorrei che si lanciasse troppo spesso Sgarbi. Funziona anche qua che tra poco me ne vado. Come funziona? Che lo lancia sempre? E io anche su questo accetto la battuta e non procedura. Fermo lì. Io ho letto quello che dice la Corte Costituzionale. Potrò preoccupare se una Corte Costituzionale dice che l'ultima legge che avete fatto di grande riforma... Mi fa piacere che si sia affezionato alla Corte Costituzionale. È un elemento di novità nel suo curriculum vitae e nella sua carriera professionale, ma sono solidale con lei. Come capite, con Porro ci conosciamo da qualche anno ed è un rapporto però di andiamo amicizia. Avanti sulla questione.